Ok. Cioè si fa tutto da solo. Grazie.
quando posso lasciare il mio fardello, le mie sofferenze. Questo dicono le parole del vostro spirito che avete appena ascoltato. Spirito che ha accompagnato il cammino di un popolo ancora oggi lo accompagna, da lontano 1619, quando una nave arrivata in quella che poi sarà lo stato della Virginia, aveva tra i prodotti di una razzia compiuta sulla nave spagnola 20 schiavi che provenivano dall'Africa. In quel momento possiamo dire che nasceva sostanzialmente quella che poi diventerà nel 1750 legge di tutti gli Stati Uniti d'America, la schiavitù. E lo spirituale ha il potere che il senso del religioso trasformato in invocazione, trasformato in canto, perché permetteva di sostenersi nel lavoro, ma soprattutto dava la speranza che un giorno quel cielo si sarebbe aperto, che un giorno anch'io avrei marciato e marcerò con i santi. When the saints go marching in. Bye.
che sei nei cieli, in lingua sua di Baba Yen. Thank you.
un altro pezzo della tradizione, chiamiamolo così, leggero, una canzone famosa in tutto il mondo, ma che nasce da uno spirito che dice: Signore, stai vicino a me quando sono, quando percorro la valle di lacrime, e prego, stai vicino a me. Oh Lord, stand by me. Oh,
degli anni 70, che parlava di guerra, parlava di un mondo che cambiava, parlava della speranza di giovani che dicevano che l'amore era tutto e di giovani che andavano in guerra, in Vietnam, a morire. Dal film che ha Aquarius, Let the Sunshine In. Thank you.
Lasciamo un momento di Jesus Christ, la superstar.
fatto che vi siate risentiti, prima che vi aspettate qualcos'altro. Allora vi proponiamo un altro brano dalla tradizione, chiamiamola così, leggera, che non è tanto leggera, ma è un brano di questo famoso, un artista che si chiama Cyndi Lauper, riportato, successo da una serie famosa che si chiama Glee. Il pezzo è True Colors. Questo pezzo dice che non dobbiamo avere paura, anzi non avere paura, tirare fuori i colori che sono in te, di fare vedere quello che sei. True colors.
Stand By Me, che come vi ho detto deriva da uno spirito. Per cui chiudiamo con Oh Lord, Stand By Me. Grazie ancora a tutti. Thank you.
sta brutto, sì. Ancora più che va.